la mia migliore amica è Gio, con lei mi garrei. È tutto ok, chiamami, chiamatemi Gio. Wonder Show, Made in Gio. Chiamami, chiamatemi Gio. Ci siamo quasi. Grazie a tutti. Ciao. Pronti? Ragazzi, in bocca al lupo! Ciao! Vai! Non è possibile, non è possibile! Grazioli, vai a vedere cosa è successo. Maltagliati, recuperami una torcia. Mi sa che è saltata la centralina. Mi sa anche a me, vado a vedere. Vengo con lei. Prof, non c'è corrente in tutto il quartiere. Ma se non è sfortuna questa, che cos'è? Ma che cos'è? Se Forrester se ne va, siamo rovinati. Anche un progetto preparato con cura per settimane può naufragare per colpa di un piccolo imprevisto. Esattamente come una barca che rischia di affondare per una minuscola crepa sul fondo. E allora l'unica cosa da fare è affrettarsi a tapparla, prima di ritrovarsi tutti quanti a mollo nell'acqua. Signore e signori, restate seduti, per favore. Vi chiedo solo un attimo di pazienza, perché... Ecco, il blackout ha bloccato il cancello di uscita. Non mi risulta abbiamo un cancello elettrico. Infatti, non ce l'abbiamo. Solo un attimo di pazienza, per favore. D'altronde, a volte serve sempre un po' di pazienza per apprezzare le cose belle. È successo anche a me di avere il desiderio di andare via, di tornarmene a Campo Grugnuccio, che è il paese da dove vengo. Il fatto è che all'inizio la città mi sembrava così strana, così complicata. A Campo Grugnuccio invece è tutto più semplice. Lì ci si conosce talmente bene che è difficile tenere dei segreti. Per esempio, tutte le mattine alle 7:30 passa lo scuolabus sotto casa e se tu non sei giù, l'autista scende e viene a bussarti, così per sapere se va tutto bene o se c'è qualche problema. Poi alle 8 passa il lattaio, alle 8:15 il panettiere e poi quello dei giornali. Insomma, in un posto come quello è facile sentirsi a casa. Sai sempre cosa aspettarti dalle giornate e dalle persone. Qui in città invece è diverso. Per ottenere qualcosa devi sempre lottare, farti in quattro ogni volta. Però infine ho deciso di restare, perché noi di Campo Grugnuccio siamo gente che non molla tanto facilmente. Siamo tipi tosti noi. Sapete, non è andato tutto proprio come avrei voluto. Ci sono stati momenti belli e momenti meno belli. Amici trovati e amici persi. Però, se ripenso a questi mesi, alle emozioni che ho vissuto, alle persone che ho conosciuto, ecco, sono contenta di essere restata, di aver avuto pazienza. Il fatto è che a volte siamo tentati di giudicare le cose in fretta e in furia, ma se invece ci diamo il tempo per capirle, per conoscerle, ci rendiamo conto che... Ma questa è un'altra storia. Ora direi che possiamo dare il via alla sfilata. Thank you.
interessante. Ricorda il piumaggio di un fagiano occhiaduto durante la muta. Primo giorno dopo la sfilata. La serata di ieri è stato un successone. E anch'io me la sono cavata bene, no? Mi tremavano un po' le gambe prima di salire su quel palco. Però alla fine, se tutto è andato per il verso giusto, è anche un po' merito mio. Cosa credevi di fare, eh? Già, cosa credevi di fare? Se con quel teatrino ridicolo pensavi di riprenderti Filippo? Beh, ti sbagli di grosso. Lui se n'è accorto benissimo che quella era solo la pagliacciata di una disperata. Pagliacciata. Esibizionista. Il solito cavaliere. Solo perché ieri ti ho fatto da cavaliere alla sfilata non vuol dire che lo sarà sempre. Non preoccuparti, non mi faccio illusioni, ti conosco bene. Brutta giornata, eh? Lo pensi anche tu, vero? Che sia una brutta giornata? Beh, non mi pare. Che sono salita sul palco solo per fare bella figura. Ma va. E puoi fare bella figura con quel numero che hai fatto? Beh, non ti offendere, ma sarebbe stato impossibile. Ma di che ti preoccupi? Tutto passa prima o poi. Beh, vedrai, se lo dimenticheranno tra 10 o 15 anni. 15 anni, ecco, ci mancava. A volte essere se stessi è peggio che parlare in giapponese. Casa. Finalmente un posto dove sentirsi al sicuro. Dove starsene un po' da soli, a pensare. Ecco, appunto. Botola, giusto tu. Papà, senti, io avrei bisogno... Lo so, poi ci mettiamo anche un bel lettore DVD. Me l'ha regalato un paziente. Beh, non un paziente, in effetti. Gli ermellini non comprano televisori. Sebbene si dimostrino grandi estimatori di certi programmi musicali. Papà. Soprattutto... Grazie. Non c'è di che. Chiedevo, l'autista dell'autobus veniva davvero a suonarci a casa quando non eri giù alla fermata? Certo, non ti ricordi? Ed è venuto anche quella volta che sei rimasta a casa con gli orecchioni? Boh, penso di sì. Ah, ecco. E dimmi, ha suonato il campanello o ha bussato alla porta?
Ha suonato, mi pare. Ma ha suonato alla porta di casa o al cancelletto del cortile? Papà! No, perché vedi, in quei giorni Cagliostro aveva strani scompensi umorali, non mi mangiava più con entusiasmo. Ho il sospetto che potesse essere dovuto agli ultrasuoni prodotti dal campanello, che le nostre orecchie non riescono a captare, ma quelle dei tori captano, e come! Sarebbe un ottimo spunto per quell'articolo che devo fare entro fine mese. Potrei chiamarlo "Perché suona il campanello". Eh? Che dici? Bellissimo. Ora però vorrei rimanere un po' da sola, se non ti dispiace. Tutto bene, Puzzola? Tutto bene. Ho solo tanto da studiare. È successo qualcosa? No. Sì. Non lo so. È solo che ora non mi va di parlarne, ok? Ho capito. Un'altra tappa dello sviluppo. Questa fase me l'aspettavo tra un paio di mesi. Ma penso che, tutto sommato, siamo nella norma. Stai tranquilla, Puzzola. Non dovrebbe durare più di qualche settimana. Intanto ti lascio alla tua privacy. Io vado al mio articolo. Meno male. Almeno per lui è servita a qualcosa questa figuraccia. Io invece chissà quanto ci metterò a trovarci un lato positivo. Non ci credo. Chi sei? Nella prossima puntata. Ieri alla sfilata sei stata una grande. Ah, spasimante misterioso, eh? Credi di farcela capire chi l'ha scritto? Posso provarci, però anche tu dovresti fare una cosa per me. Bando alle ciance, spara la cifra. E queste sarebbero, scusa? Ha presente Caro? La mia ragazza? Mi avrebbe commissionato un articolo sulla mia esperienza in Italia. Pronti? Senti, non so se è proprio il caso. Preferisci mandare a Caro la foto della Torre di Pisa? Dai, che ci vuole un attimo.